Assessore ai lavori pubblici Gianluca Ilari, ci sono nuove opportunità da parte della Regione per avere dei finanziamenti per quanto riguarda due progetti particolarmente importanti per Fano. Si tratta della riqualificazione del Bastione San Gallo e di tutti gli interventi sulla viabilità di Viale Dante Alighieri. Partiamo dal Bastione San Gallo. Sì, Bastione San Gallo è una grande opportunità per Fano perché grazie a questi finanziamenti regionali, seppur veramente a breve giro, ricordiamo che entro il 26 di agosto dobbiamo presentare il progetto, riusciremo a quindi realizzare un'uscita di sicurezza assolutamente inserita in un contesto storico, culturale, assolutamente idoneo all'area, di pregio, che potrà garantire quindi anche la possibilità a tantissime persone di godere dell'area. Faremo anche una rivalutazione dal punto di vista illuminotecnico con un progetto di pregio che veramente andrà a valorizzare tutto l'aspetto storico-culturale legato alle mura e legato al bellissimo luogo che ha un potenziale veramente importante. Ci saranno anche delle migliorie per quanto riguarda l'accesso appunto ai disabili, riusciremo con delle opere non invasive dal punto di vista architettonico anche a garantire appunto l'accesso alle persone con difficoltà motorie ai servizi igienici, cosa che oggi in realtà non è possibile in quel. Sarà salvaguardata la torre esterna? Assolutamente, il progetto prevede questa torre esterna che riprende un po' quelle vecchie torri che si utilizzavano per assaltare le mura dei castelli nemici, quindi con questa prospettiva questa torre verrà realizzata, ci sarà una passerella di adduzione al Bastione San Gallo proprio per rievocare anche questa idea storica. E allora veniamo in Viale Dante Alighieri, lì il problema è quel parcheggio soprattutto che è stato eliminato per far posto alla pista ciclabile. In Viale Dante Alighieri abbiamo dei tempi strettissimi. Entro il 3 di agosto dobbiamo presentare il progetto esecutivo. Qui si è dato mandato ai tecnici comunali, che ringrazio per l'operato perché si stanno veramente spendendo in tutte le ore del giorno e della sera per poter addivenire al risultato, per una modifica progettuale. Noi abbiamo chiesto di rivedere il progetto, non possiamo ancora darvi i dettagli perché ci sono ancora delle piccole cose che verranno modificate per onore, per correttezza nei confronti di chi ci lavora e soprattutto per poter dare a tutti un'informazione puntuale e chiara, a breve, a qualche giorno vi daremo proprio le specifiche del progetto, oggi non c'è, ma stiamo lavorando su Viale Dante Alighieri per partecipare al bando regionale.